I sindaci ed i rappresentanti dei comuni del Nolano e dell'area vesuviana interna si sono riuniti intorno al tavolo del board Città Metro istituito dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris con l'obiettivo di elaborare e condividere progetti candidabili alla nuova programmazione comunitaria 2014-2020. L'incontro fa parte del calendario messo a punto dall'Ufficio Europa della Città Metropolitana che prevede dal 19 al 26 novembre, con la partecipazione di ANCI e Lega delle Autonomie, riunioni con i primi cittadini dei comuni aggregati per sistemi territoriali di sviluppo per la stesura di piani in grado di attrarre finanziamenti comunitari nel momento in cui saranno approvati i nuovi programmi e pubblicati i relativi bandi, a partire dal PON Metro. L'obiettivo è sicuramente quello di programmare dei finanziamenti a breve termine utilizzando i fondi del PON Metro e quello poi di creare un insieme di enti locali che abbiano sicuramente un'attinenza, quindi una vicinanza, ma questa vicinanza non deve essere solo di carattere geografico, ma deve essere soprattutto di buona organizzazione nell'ambito della progettualità, di buona organizzazione nell'ambito del risultato. Una funzione di programmazione e di coordinamento nuova per l'ente di Piazza Matteotti che discende direttamente dalla trasformazione della vecchia provincia in città metropolitana. Questo è praticamente il secondo o terzo incontro, ne avremo ancora uno giovedì per i comuni del Vesuviano della Costa e in questo modo la città metropolitana si prepara ad essere, come scritto nello statuto, ente intermedio per i fondi europei. Interlocutore diretto e anche in grado quindi di recepire quelle che sono le istanze delle comunità che necessariamente dalla legge 56 dovranno in qualche modo trovare tra di loro capacità di unione e capacità di progettare insieme.